Anzalone, Presente. Bagnasco, C'era, c'era. sì, l'ho visto, ma forse il microfono spento. Presente. Eccolo, presente. Bozzo, Conti, sentito male, ma ho sentito, perfetto, c'è un Presente. problema di eco. Cuneo, Presente. Ferrero, Presente. Franceschi, Presente. Garbarino ha detto Oggi. c'è, Grondona, Grondona non c'è? Assente. Guelfo. Presente. Sono Grondona. Ah, Grondona c'è, perfetto, Sì, grazie. Comunque, anche Garbarino, io non l'ho visto, ma c'è collegato telefonicamente. Mi confermate? Io non lo so. Descriviamo lui come sindaco. No, non mi risulta, no. Io non l'ho sentito, Io l'ho sentito. Allora, niente, io ho sentito presente, vabbè. Quindi Garbarino è assente. Ah, è vero, è vero, è vero. Allora chiama domani mattina il comando. Ah, ecco, ok. Muscatello, Presente. Piccardo, Presente. Pignone, Presente. Domani mattina Rossi, Segalerba, Narega. Come chiamare lì? Perfetto. Sì, direi che lo so. Presente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, silenziate i microfoni. Siamo. Assente soltanto Garbarino. Sì, giustificato. Bene, possiamo partire, Microfoni gli altri che li vedo ancora accesi. voi, potete chiudere i microfoni? Sì, li chiudo, ne riaprono sotto, il tempo di riguardare, io li chiudo di punto. Allora, buongiorno a tutti. Procediamo con l'ordine del giorno, punto numero 1. Affidamento del servizio integrato rifiuti nel bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035, 15 anni. Scelta del modello gestionale e organizzativo dell'in-house providing, approvazione dello schema contratto di servizio, affidamento in concessione alla società AMIU Genova SPA. Proposta numero 1142, relatore il consigliere delegato Simone Ferrero. Consigliere Ferrero, a lei la parola. Grazie Sindaco. Buongiorno a tutti. Oggi portiamo all'attenzione del Consiglio una proposta di deliberazione molto importante che arriva alla fine di un percorso che è stato assai complesso. Come sapete, la normativa nazionale e regionale prevede che la città metropolitana di Genova, all'interno del proprio territorio, provveda alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture collegate al servizio, definendo i bacini di affidamento. Tutto è regolato da uno specifico piano metropolitano recepito e coordinato ai piani d'area provinciali all'interno del piano d'ambito regionale. Il piano metropolitano individua a regime, in coerenza con i poli impiantistici di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di riferimento per il territorio metropolitano, tre bacini di gestione del servizio integrato dei rifiuti, identificati tenendo conto della collocazione baricentrica degli impianti di conferimento. La città metropolitana di Genova ha stabilito di definire prioritariamente il modello gestionale e organizzativo ottimale per il bacino del Genovesato, considerando la peculiarità rappresentata dalla presenza fra i gestori già attivi nel bacino di tre soggetti operanti secondo il modello dell'in-house providing.
Uno di questi, Amio Genova SPA, è anche proprietario del polimpiantistico integrato di trattamento e smaltimento di riferimento per il territorio in esame. Inoltre Amio gestisce il servizio già in 14 comuni, coinvolgendo un numero di abitanti complessivo pari a 634.000 su 665.000 dell'intero bacino, quindi circa il 95%. L'istruttoria è stata articolata in due fasi che hanno permesso di costruire il percorso che ci ha portato oggi a definire l'affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per il bacino del Genovesato. La prima fase ha individuato attraverso un processo di valutazione come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing, la delibera del Consiglio metropolitano numero 31 del novembre 2019. L'istruttoria poi è proseguita con la richiesta da Amio Genova SPA di formulare una proposta comprendente un'offerta economica per la prestazione del servizio per la durata di 15 anni, articolata e dettagliata per ciascuno dei 31 comuni afferenti al bacino del Genovesato, nonché una relazione sugli elementi qualitativi del servizio offerto. Con la delibera del Consiglio metropolitano numero 7 del 24 marzo 2020 è stato approvato il documento che definisce la cornice di massima entro la quale posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti del bacino del Genovesato, tenendo conto delle indicazioni della pianificazione generale e di settore. Amio ha inviato una proposta corredata di tutta la documentazione e in data 2 aprile 2020 si è aperta la seconda fase istruttoria. Il progetto risulta idoneo all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato. La proposta è stata valutata positivamente e considerata in linea con gli standard del servizio che sono richiesti dal servizio, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano 7 del 2020. Con la deliberazione del Consiglio metropolitano numero 11 del maggio 2020 e quella del Consiglio comunale del 12 maggio 2020 sono stati approvati lo schema di statuto sociale di Amio Genova SPA e lo schema di patto parasociale fra i soci di Amio Genova SPA per l'esercizio del controllo analogo congiunto. Il contratto stipulato fra la città metropolitana e il soggetto gestore regola la concessione per 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza alla deliberazione dell'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, numero 443 del 2019. Le attività di cui si compone il servizio in concessione sono dettagliate in un disciplinare tecnico che definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti delle attività e dei servizi da espletare. Per quanto esposto, si chiede a codesto consiglio di deliberare, di scegliere in via definitiva per il bacino del Genovesato il modello gestionale e organizzativo dell'in-house provider, di approvare la relazione prescritta dall'articolo 34,20 del decreto legge del 18/10/2012 numero 179, convertito con modificazioni nella legge del 17/12/2012 numero 221, che dà conto della sussistenza dei prerequisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motiva le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità, qualità del servizio. E questa documentazione è allegata alla deliberazione e deve costituirne parte integrante e sostanziale. Si chiede inoltre di dare mandato alla Direzione Ambiente di pubblicare la relazione prescritta dall'articolo 34,20 del decreto legge del 18 ottobre 2012 numero 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012 numero 221, sul proprio sito internet e di trasmettere la stessa all'Osservatorio per i lavori pubblici istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Si chiede ancora di approvare lo schema di contratto di servizio corredato dal disciplinare tecnico e dalle schede per singolo comune allegate alla presente deliberazione e di cui devono costituire una parte integrante e sostanziale.
si chiede di autorizzare il direttore della direzione ambiente a sottoscrivere il contratto di servizio con AMIU Genova S.p.A. apportando eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione. E infine si chiede di demandare alle direzioni competenti eventuali successivi adempimenti ai sensi del decreto legge 138 del 2011. Vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per ringraziare gli uffici e la dottoressa Risso in particolare per l'eccezionale lavoro che è stato svolto. Grazie. Grazie consigliere Ferrero. Allora, facciamo prima la discussione l'emendamento. C'era forse dire a Tedeschi che ha chiesto la parola? Sì, un attimo, volevo chiedere alla del segretario, facciamo prima la discussione o mettiamo l'emendamento? Prima la discussione. Non si capisce, il segretario? Vai a parlare il segretario. Aspetta, ecco. Ce l'ho il microfono? Sì, sì. Sì. Però non posso dire, l'ho chiuso. È aperto il microfono. Adesso, perfetto. Potete fare la discussione e poi la presentazione dell'emendamento che mi sembra su aspetti di dettaglio. E nella votazione votiamo prima l'emendamento. Ok, va bene. Allora grazie. Cominciamo la discussione. Apro la discussione. Ci sono interventi? Intervenire il consigliere Tedeschi. Consigliere Tedeschi, prego. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco per aver effettivamente prestato attenzione alle situazioni dei comuni singoli, così come gli era stato richiesto nella mozione dell'ultima delibera che aveva votato il Consiglio Metropolitano. Per Arenzano è successo e di questo lo ringrazio. Dopodiché invece vorrei fare la stessa osservazione che ho fatto durante la commissione. Come ha spiegato bene il segretario e come ha spiegato bene la dottoressa Risso, questo contratto di servizio effettivamente dà molte più garanzie di quello che era in essere. Ciò non toglie, io non riesco ad essere così entusiasta di un contratto di servizio che nei primi 4 anni prevede un aumento dell'1,2%, in quanto ritengo che occupandosi di rifiuti non appena si riesce a migliorare la percentuale di raccolta, e per alcuni comuni dovrebbe essere molto semplice perché partiamo dal 17% in tanti comuni del Genovesato, a quel punto bene cala nettamente il costo. Questo non significa che debba calare la tariffa, sono due discorsi completamente diversi, però il costo cala. Prevedere in 4 anni su certe cifre un tetto di aumento dell'1,2%, capisco che confrontato all'andamento di oggi può essere un grande risultato, ma in valore assoluto in realtà da subito il costo del servizio dovrebbe iniziare a diminuire se si è scelta una giusta progettualità. Detto questo, sono molto contenta, come mi ha detto la dottoressa Risso, che si è provveduto ad inviare tutta la documentazione all'ANAC e alle autorità di controllo, e a questo proposito chiedo se sia possibile agli uffici tenere aggiornati i consiglieri sull'andamento di questa pratica presso le autorità competenti, in modo da sapere eventuali rilevazioni e da essere messi al corrente nel momento in cui effettivamente AMIU sarà a tutti gli effetti un in-house, cioè con l'approvazione di AGCOM e il parere della Corte dei Conti e dell'ANAC. Grazie. Va bene, grazie consigliere Tedeschi. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Non c'è nessuno in chat, nessuna mano. Pignone ora. Pignone, prego, la parola. Grazie. Ma rilevo un passaggio importante. Come alcuni di voi sapete, voglio dire, avendo avuto comunque un ruolo precedente anche nella stesura del piano metropolitano dei rifiuti, io comprendo la complessità con la quale noi siamo arrivati a questo punto, per cui con grande piacere devo dire ho ritrovato un documento comprensibile contenente tutte le indicazioni
che hanno portato in questi anni anche a sviluppare quello che è il concetto di ambito territoriale ottimale, cioè quello di vedere a livello metropolitano una progettazione adeguata a dare un servizio omogeneo e integrato a tutti, perlomeno a partire dai comuni del Genovesato, ma che poi spero, voglio dire, si estenderà anche agli altri. Io credo che, e per cui sono anch'io nel ringraziare qua gli uffici per l'ottimo lavoro svolto, e ritrovo, diciamo, tutta una serie di attenzioni anche nelle, ovviamente le complessità ci sono e ci saranno anche successivamente, anche perché questo è il documento che porterà l'azienda AMIU a cambiare anche pelle, a cambiare profilo. Non basteranno certo i documenti, ma sicuramente con l'attenzione che ogni comune, ogni sindaco mette per ottimizzare il proprio territorio, per cui portare anche la voce dei bisogni del territorio, io credo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non possiamo che migliorare il servizio che oggi, devo dire, Pignone. Mi sentite? Sì, prego, vai avanti. Ah, no, perché sentivo, adesso non capivo. Io credo che, dico, al di là delle complessità e dei confronti che saranno necessari per riuscire a trovare una quadra, come poi negli anni si è visto con tutte le complessità, quella legata all'acqua e la capacità, diciamo, di rapportarci con un gestore come IREN, a maggior ragione, essendo, diciamo, la parte AMIU in house, sarà secondo me più facile magari soluzioni più adeguate a soluzione dei problemi territoriali, per cui sono di nuovo qui, diciamo, a ringraziare. Poi abbiamo scritto emendamenti per migliorare quello che poi andrò a spiegare dopo, il capitolato tecnico, e consigliere Sparita, a voce. Consigliere Pignone. Ha dei problemi di connessione al triangolino giallo. Ecco, no, ho terminato, se mi avete sentito, vuol dire, ho terminato qua ringraziando gli uffici. Bene, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Franceschi, Simone Franceschi. Prego, consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, intanto vorrei ringraziare per il lavoro che si è fatto e si è portato a termine con tanta confusione dettata da sicuramente un periodo non facile per confrontarsi e per approfondire anche quelle che poi erano le preoccupazioni dei comuni in questa fase di passaggio, dove poi è vero che siamo chiamati ad assumere in questo momento una posizione politica su una proposta tecnica dettagliata, ma le preoccupazioni dei comuni sono quelle di conoscere poi nel dettaglio quello che viene a essere svolto sul proprio territorio. Io credo che, come ho già detto e come abbiamo già detto, il percorso che stiamo portando a compimento, come quello dei trasporti e come in passato è stato, anche se in maniera diversa, quello del servizio idrico integrato, è l'unica soluzione che in questo momento possiamo mettere in campo, anche perché se non fosse questa la soluzione, vorrebbe dire lavorare per mettere a gara un servizio da oltre 2 miliardi, cosa sicuramente non semplice quando c'è una risorsa e un'opportunità come un'azienda municipalizzata che svolge il servizio sul territorio. Io vorrei chiedere e ribadire quello che è già stato detto nella conferenza di bacino con i sindaci, ma quello che da qui ai prossimi 60 giorni con lo sviluppo del piano operativo è importante, quello di tentare di recuperare con i singoli comuni una costruzione di un piano operativo annuale e funzionale che ascolti e che faccia entrare magari un po' più nel dettaglio quello che è il servizio del territorio, perché rispetto a questi passaggi sicuramente anche quello che oggi hai più per le difficoltà che dicevo
legate al periodo, le tempistiche e il fatto anche di non potersi vedere per confrontarsi direttamente ha creato tanta confusione. Permettetemi solo politica, e qua lo dico perché sono sempre più convinto, sapete che negli ultimi consigli ho manifestato questa perplessità rispetto alla modalità con cui ci muoviamo. Intanto un grazie al sindaco perché sia in occasione della conferenza di bacino, in particolar modo rispetto alle preoccupazioni del comune di Arenzano, ma anche in occasione degli statuti di AMIO e MT, ha dato una svolta rispetto a quelli che erano dubbi, perplessità e modalità di raccogliere, come dire, osservazioni e proposte di miglioramento. Però io credo che purtroppo il sindaco non possa essere onnipresente, di conseguenza quello che è un percorso di governo politico di certi percorsi, sindaco, bisogna che anche i consiglieri delegati lo assumano, e credo che una delle grosse difficoltà di questa pratica sia quello che non si può ridurre il ruolo del consigliere delegato a leggerci la delibera in consiglio metropolitano, perché i consiglieri hanno la delibera e la sanno leggere da soli. Di conseguenza bisogna che ci sia una svolta anche in quello che è il rapporto e il confronto con i consiglieri. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, vorrei passare all'esame dell'emendamento presentato dai consiglieri Cuneo, Franceschi, Villa, Tedeschi, Grondona e Pignone. Chi parla, per favore, e descrive l'emendamento? Allora, per la parte, quello del primo emendamento, quello di modifica articolo 55, io Pignone. Va bene, prego consigliere Pignone, la parola. Allora, come si diceva prima, nel disciplinare tecnico vi è effettivamente tutta una serie di, vi sono tutta una serie di attività a migliorare, diciamo, dal punto di vista logistico, la raccolta, ma principalmente anche il discorso del controllo e la gestione dei dati. E proprio in questo frangente ci siamo permessi di inserire due punti per migliorare, diciamo, il disciplinare. Uno, che è nell'articolo 55, proprio sul sistema informativo duale per il controllo e gestione dei dati, a pagina 74, dopo la spiegazione che tale sistema è finalizzato a garantire la tracciabilità dei rifiuti, la contabilizzazione delle utenze, il controllo e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e della gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dell'utenza, un altro punto che è quello della gestione delle segnalazioni da parte degli operatori che eseguono la raccolta. Perché ho inserito questo? Perché con un sistema di tracciamento, e ovviamente c'è, dato che nella descrizione c'è, si parla anche di un'app, quando, e faccio un esempio pratico, ci si trova vicino ai cassionetti oppure a dei luoghi dove ci sono magari dei materiali che possono essere in maniera errata, conferiti in maniera errata, che possono essere gli ingombranti oppure materiali pericolosi come può essere l'amianto, gli operatori stessi potranno segnalare, diciamo, direttamente e meglio sicuramente della cittadinanza certe attività magari di illeciti stessi. Per cui io avevamo inserito appunto il fatto di prevedere anche che da parte degli operatori si possa avere una segnalazione puntuale. E poi un inserimento a pagina 75, dopo, all'interno dell'aggiornamento mensile, quando si parla di quantità di rifiuti raccolti, qua evito di leggere tutta la parte, di aggiungere il seguente punto: la qualità dei rifiuti raccolti in funzione del tipo di rifiuto con errato conferimento per valutare eventuali interventi correttivi. Perché ogni azienda ciclicamente fa quello che si chiama quartatura, cioè si prende il materiale, si analizza, per esempio nell'indifferenziato, che percentuale c'è di prodotto con errato conferimento, e alla luce della tipologia si può intervenire per migliorare la tipologia del prodotto raccolto, oppure o per errato conferimento o per magari errata
l'attuazione del conferimento. Per cui avere come città metropolitana anche la segnalazione da parte del gestore della qualità dei rifiuti può dare un segnale a chi deve controllare e verificare che il servizio sia nella maniera più corretta. Grazie. Grazie consigliere Pignone. C'è un altro emendamento, mi sembra. Chi lo descrive? Io, Grondona. Prego, consigliere Grondona, parola. Grazie sindaco. Allora, ma intanto faccio un passo indietro, mi associo anch'io ai ringraziamenti alla dottoressa Risso, a tutti quelli che hanno lavorato per costruire questo piano e per portare avanti questo lavoro. Penso che sia davvero una cosa importante per tutti quanti. Noi come 5 comuni dell'Alta Val Polcevera è un anno e mezzo che abbiamo iniziato questa nuova tipologia di raccolta che ha dato degli ottimi risultati e capofila anche per noi la città metropolitana per il nostro appalto, quindi diciamo che siamo assolutamente soddisfatti con tutte le correzioni che abbiamo fatto in corso d'opera, dei risultati ottenuti, ci attestiamo sul 70% anche in questo periodo che ci poteva dare qualche preoccupazione. Quindi proprio grazie al confronto che abbiamo avuto in tutti questi mesi con AMIU, abbiamo ottenuto questi risultati e quindi quello che in queste proponiamo questo emendamento proprio per che era già un qualcosa sottinteso probabilmente, però ecco, ci piacerebbe che fosse precisato quando parliamo una conferma del coinvolgimento dei comuni. Cioè nel piano, nel disciplinare tecnico del genovesato, all'articolo 3, ad un certo punto si parla, la città metropolitana si riserva di concordare tutte le modifiche. La richiesta è di aggiungere la città metropolitana, sentiti tutti i comuni, si riserva di concordare tutte le modifiche che riterrà opportune con il gestore. Questo proprio perché... per una funzione di responsabilità forse anche da parte dei comuni stessi, no? Che sanno che comunque verranno annualmente coinvolti e giustamente dovranno dire la loro e dovranno dare le proprie indicazioni. Quindi la nostra richiesta è di aggiungere questa frase. Grazie. Grazie consigliere Grondona, grazie. Allora apro la discussione degli emendamenti, ci sono interventi? Chiedo per la seconda volta, ci sono interventi sugli emendamenti? Allora, siccome non risultano interventi sugli emendamenti, dopo aver segnalato il parere tecnico positivo su tutti e tre gli emendamenti che mi viene espresso qui dagli uffici tecnici e anche il parere positivo del sindaco, propongo di votare tutti e tre gli emendamenti assieme. Chiedo di intervenire se qualcuno è contrario alla votazione dei tre emendamenti assieme. Ci sono interventi? Allora proponiamo la votazione dei tre emendamenti tutti assieme. Segretario generale, prego. Allora, sui tre emendamenti, Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bagnasco. Bagnasco. Favorevole. Ok. Bozzo. Favorevole. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Sì, favorevole. Ferrero. Franceschi. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guarifo. Favorevole. Cattello. Favorevole. Riccardo. Favorevole. Pignone.
Favorevole. Rossi. Rossi non c'è? Sì, c'è. C'è? Sì, lo so. La votazione non lo vedo. Addio, favorevole. Ok. Sì? Ok. Segalerba. Favorevole. Favorevole, grazie. Senarega. Favorevole. Sì. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. Voti unanimi. Bene, gli emendamenti sono approvati all'unanimità. Allora mettiamo in no, momento, scusate. Dove che sono? Dichiarazione di voto. Apriamo per dichiarazione di voto. C'è qualche consigliere che vuole fare dichiarazione di voto? Cuneo. Prego Cuneo, alla parola. Tanto buongiorno a tutti. Piano strategico di città metropolitana dice che la città metropolitana deve gestire una serie di funzioni per il territorio metropolitano, mettendo e coordinando le risorse territoriali, economiche e sociali in una logica di cooperazione tra pubblica amministrazione, soggetti privati e terzo settore. Credo che oggi con questa pratica metropolitana risponde proprio a questo suo obiettivo che si era dato. Forse questo ciclo amministrativo ritengo essere questa una delle pratiche più significative e più importanti che vengono approvate. Proprio per il suo per il ruolo di questa azione che con questa azione vogliamo andare a fare su attività di comuni importanti, non ultimo direi il comune di Genova. Per cui noi siamo pienamente convinti di votare a favore di questa, di questo indirizzo che viene dato, di queste decisioni che vengono prese, pur rimarcando ancora quello che già l'abbiamo voluto fare con gli emendamenti che il sindaco, soprattutto, e la maggioranza hanno voluto comunque fare proprio. Innanzitutto credo che il rapporto con ogni singolo comune, inteso come unicità, come con le proprie prerogative che ogni comune, ma anche più di dei piccoli ha, il rapporto con questi enti deve essere, credo, considerato e deve essere trattato in modo unico. La affidataria, in questo caso Amnio, devono essere garantiti per ogni singolo comune. Città metropolitana e il sindaco in modo particolare deve essere garante di questo, di questa possibilità. L'altro aspetto a cui teniamo molto e raccomandiamo è il lavoro che deve essere fatto sulla sul processo della raccolta differenziata da tutti i comuni, dal più piccolo anche al comune di Genova. Ci sono obiettivi che per legge devono essere raggiunti, per cui credo che questo, operando anche tutti in una sintonia che comprende un territorio molto ampio e quindi mettendo a regime e in comune ottenere un risultato che va al di là di ogni nostra aspettativa. Però credo che l'impegno in quest'ottica deve essere prioritario. Ecco, su questi aspetti credo che, ringraziando ancora, me lo hanno già fatto in maniera esaustiva i miei colleghi, ringraziando ancora gli uffici per questo lavoro corposo che comunque non è finito e credo che comunque vada ancora portato avanti, e con queste intenzioni che il nostro voto a questa pratica sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Cuneo. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? In chat nessuno.
sono altri interventi? Nessuna mano alzata, nessuno in chat. Bene, allora volevo dire qualcosa anch'io, ma lo dirò alla fine, dopo la, tanto quando parliamo di comunicazione del sindaco, quindi lo faremo dopo. Allora, chiedo ancora, ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? No. Bene, allora mettiamo in votazione l'affidamento del servizio integrato rifiuti del bacino del Genovesato nel periodo 2021-2035. Scelta del modello gestionale organizzativo dell'in-house providing, approvazione dello schema di contratto di servizio, affidamento in concessione alla società AMIU. Aperta la votazione. Segretario generale, prego. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bagnasco. Bagnasco. Glielo apro io. Favorevole. Top. Eccolo. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Ferrero. Favorevole. Franceschi. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Piccardo. Favorevole. Piccone. Favorevole. Rossi. Segalerba. Favorevole. Segalerba. Sì. Marega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. C'è anche l'immediata eseguibilità. Apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, segretario. Bucci. Favorevole. Anzalone. Favorevole. Bagnasco. Favorevole. Bozzo. Favorevole. Conti. Favorevole. Cuneo. Favorevole. Favorevole. Grondona. Favorevole. Guelfo. Favorevole. Muscatello. Favorevole. Piccardo. Favorevole. Pignone. Favorevole. Rossi. Favorevole. Segalerba. Favorevole. Senarega. Favorevole. Tedeschi. Favorevole. Villa. Favorevole. Unanimità. Bene, l'affidamento è approvato. Allora, passando al punto 2, volevo comunicare una cosa. Cioè, ovviamente questo è un grandissimo passo avanti, dico ovviamente, ma penso l'avete già detto tutti, voglio definirlo anch'io. Ed è un passo avanti su un percorso che è stato iniziato almeno 2 anni e mezzo fa, assieme a tutti quanti noi, cioè tutti i consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, assieme agli uffici e assieme alla società e assieme soprattutto a tutti gli altri sindaci. È un grosso esempio di due cose, direi. La prima è il fatto che lavoriamo con le strutture pubbliche, cioè prendiamo le società partecipate e le facciamo diventare in-house providers, che è, secondo me, un grande passo avanti per l'amministrazione pubblica, se si riescono a gestire bene, ovviamente. E infatti noi vogliamo che siano gestite con una struttura manageriale come si deve, per far sì che ci sia al massimo livello, cioè la massima qualità e al minimo costo possibile. E poi abbiamo trovato un accordo fra tutti quanti, sia consiglieri che sindaci, che fa vedere che lavoriamo come un'unità territoriale, come dicevano prima gli interventi, un'unità territoriale che lavora con il
con la visione che l'unione fa la forza, che due o tre lavorano meglio di uno da solo. Il consigliere Di Lei esce dalla seduta, ha detto. Ok, va bene. E questa secondo me è una delle cose più importanti. Quindi vi ringrazio tutti per quel che avete fatto. Io ne sono molto orgoglioso. Ci sono due punti importanti che sono stati fatti notare da tutti, ovvero sia che sia il Consiglio metropolitano, sia il sindaco e sia gli uffici dovranno in futuro stare a sentire i sindaci di ciascun comune. E stare a sentire non vuol dire solo ascoltare, ma vuol dire anche tirarsi sulle maniche e lavorare per gli stessi obiettivi. E questo non è ovviamente riferito soltanto alla corrente amministrazione, al corrente sindaco, ma a tutti quelli che verranno per i prossimi 15 anni, perché il contratto dura 15 anni. E quindi non ce lo dobbiamo dimenticare. Quindi ancora ringrazio tutti e vi dico soltanto, come quando si arriva in cima alla montagna, che si vedono tante altre montagne da scalare, e qui la prossima montagna da mettere a posto è quella ovviamente del trasporto per tutta la città metropolitana e riuscire veramente a costruire un'unica società in house che ci gestisce il trasporto di Genova e il trasporto della città metropolitana. Come sapete ci stiamo lavorando, ma questo è un altro argomento, però fa parte della stessa visione e della stessa strategia che vogliamo si concluda il più fretta possibile. Quindi ringrazio a tutti e se ci sono osservazioni, prego, apro il microfono per chi ha delle osservazioni, altrimenti auguro a tutti un buon pomeriggio. Microfono aperto, c'è qualcuno che vuole intervenire? Grondona, volevo dire solo una cosa, grazie sindaco, grazie per il coinvolgimento che per tutti i comuni, parla a nome mio ma parla a nome anche degli altri comuni che mi hanno contattato. Una richiesta, riuscire ad avere le documentazioni che sono così corpose magari prima possibile, ecco, in modo che sia noi che i nostri tecnici possano avere il tempo di analizzarle, di leggerle e poterle costruire, eventualmente correggere insieme. Grazie comunque a tutti. Grazie, ovviamente siamo d'accordo. C'è qualche altro intervento? Daniele Tedeschi dà buon pomeriggio a tutti in chat. Non so se lascio. Siamo d'accordo con buon pomeriggio. C'è altro intervento? Va bene, allora come dice la consigliera Tedeschi, buon pomeriggio a tutti. Arrivederci a presto. Tanti saluti a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci.